Ciao a tutti ragazzi, allora oggi facciamo un tutorial per quanto riguarda il telecomando. Questo è il modulo da starter. The home point has been take off. Ha agganciato pochi satelliti qui stavolta, stranamente. Sotto in basso potete vedere l'altezza, che sono qua, cioè adesso è arrivato a 55 metri, 57, e sta continuando a salire. Lo sto facendo salire fino a una quota di 100 metri. Lo facciamo salire, eh. Maximum flight altitude Ok, è arrivato reached. al massimo di altezza. Adesso lo giriamo un po' e lo poniamo verso la pista. Vediamo un po' dove è, perché non riesco più a vederlo. Quella che potete vedere laggiù è la pista ISAM. Distanza 224 metri, come potete vedere. Quella è la pista. Molto grande, eh. Adesso lo rifacciamo ritornare verso il punto di partenza premendo questo tasto qui e Go home. lui ritorna a casa in automatico da dove è partito. Guardate quanto l'ho mandato di distanza, il massimo che può arrivare, massimo che poi non è il massimo, si può anche fare, sono 500 metri in teoria, però diciamo che il suo massimo con la modifica al telecomando li supera anche. L'unico problema è il segnale wifi, bisogna non trovare campi magnetici e allora lui va abbastanza bene, va, come potete vedere, ritorna perfettamente nel punto di partenza dove è stato impostato il GPS, dove è stato. Landing. Ho perso il segnale, adesso mi dice che il telecomando ha perso il segnale, ha perso. Sta tornando. È anche abbastanza stabile, come potete ben vedere dalla videocamera, dalla gimbal. Saluto, vi faccio un saluto, vi faccio.
ed è perfettamente atterrato. Fermiamo il video.